Buongiorno e rieccoci con la seconda fatica di Eracle. Abbiamo visto che le fatiche di Eracle vengono presentate come un percorso di autoconoscenza e come chiave di lettura utilizziamo i 7 livelli dei chakra perché possono meglio indicarci quello che è il percorso di ogni essere. E la prima fatica abbiamo visto Eracle alle prese con un leone terrificante della pelle invulnerabile di cui si è rivestito. Praticamente abbiamo detto che si tratta di padroneggiare gli istinti primari per avviare quello che è l'avventura, il percorso dell'essere umano. Siamo sempre sul piano psicologico, della formazione della personalità, e infatti qui, in questa seconda fatica, che noi potremmo interpretare come sottotitolare, come formazione dell'io, ma anche scoperta, sia pur parziale, dell'altro, abbiamo un animale simbolico rappresentato dall'idra, cioè serpente terrificante acquatico con 9 teste. Questa idra, esattamente come il leone Nemeo di cui abbiamo parlato la volta scorsa, è figlio di Tifone, il mostro a 100 teste sputante fuoco, e di Echidna, una creatura per metà donna, metà serpente. Insomma, è un mostro figlio di mostri perché gli istinti primari, se non sono dominati, se non sono incanalati, rischiano a volte veramente di rendere noi stessi vittime di atteggiamenti e scelte mostruose, mostruosamente errate. Questo mostro, questo serpente a 9 teste, vive in una palude. Palude, l'acqua, già è simbolo dell'inconscio, qualcosa di torbido, qualcosa di indefinito, e ha qualcosa in più rispetto al leone che abbiamo visto la volta scorsa come minaccia. Non soltanto può divorare, ma tutto ciò che tocca, su cui soffia, muore perché avvelena tutto. Ha 8 teste, anzi esattamente 9 teste, di cui una però, ecco, immortale. Possono essere interpretate come i vari aspetti dell'io, no? Un vario aspetto dell'io che, uscendo, manifestandosi dall'inconscio, esprime con la sua forza delle tendenze aggressive, può essere l'invidia, il protagonismo, tutti quegli aspetti per cui la personalità che va scoprendo il mondo pensa di imporsi, chiaramente calpestando tutto ciò che è intorno, avvelenando e mordendo. Eracle deve combattere contro questo animale come seconda prova. È la dimensione in cui praticamente non soltanto l'io si manifesta attraverso le sue tendenze che devono ancora definirsi, creando poi quella personalità, almeno prevalente, che ci accompagnerà durante la nostra esistenza. Ma su questo piano esperienziale, che corrisponde al secondo chakra, è molto interessante il fatto che l'esperienza ci lega anche all'incontro con l'altro. Non è ancora l'altro come una realtà autonoma, è visto in funzione nostra, come vedremo nel racconto della vicenda di Eracle, però è comunque necessariamente un punto di riferimento, come dire che l'io non può svilupparsi se non attraverso una dualità costituente, cioè un rapporto con un'altra persona. Ma ritorniamo al discorso dell'idra. Eracle affronta questo animale con la spada, taglia le teste, e con sua grande sorpresa, da ogni collo di questi 8 colli, di cui il nono invece è quello immortale, da ogni testa tagliata si sprigionano altre 2 teste. Sembra proprio suggerirci il mito, intuitivamente, simbolicamente, che se noi affrontiamo il difetto dell'io, pensiamo all'orgoglio, direttamente, non facciamo altro che rafforzarlo. Di fronte a questa impossibilità di limitare quello che sono gli effetti dannosi attaccando questo mostro, ecco, entra in gioco per la prima volta, perché sarà anche l'unica volta che Eracle, eroe solitario, avrà un socio, un compagno, un amico fedele di Eracle, Iolao. Cosa fa Iolao? Ogni volta che Eracle taglia il collo per evitare che nascano 2 teste, con una fiaccola cauterizza. Sembra voler dire che con la presenza di un altro, con la presenza dell'amico, il difetto, l'aspetto, diciamo così, prorompente e travolgente di quello che può essere una personalità che pensa solo all'autoaffermazione, può trovare un suo equilibrio, può trovare un suo limite. La presenza dell'altro è molto importante. Una volta eliminate le teste, resta il problema però di quella centrale, quella immortale. Ecco, era che la schiaccia con un pesante masso e la costringe a ritornare nella palude, simbolo dell'inconscio. Non può eliminarla perché è immortale. Non può eliminarla perché se noi diamo questo significato
a questo animale, cioè quello dell'io, non si può eliminare l'io in quanto principio di individualità, principio di una provvisoria identificazione che poi si svilupperà verso immagini di noi stessi sempre più profonde. Quindi questo animale per il momento è sprofondato nell'inconscio, non può essere eliminato. Questo ci dà degli spunti interessanti per riflettere su cos'è l'io, che spesso viene in testi spirituali anche demonizzato, no? L'io, bisogna combattere contro l'io. Bisogna esaltare magari un concetto un po' moralistico di altruismo, ma no, Dio è un'energia naturale che è alla base del nostro sviluppo. È chiaro che se ci fondiamo per tutta l'esistenza sull'autoaffermazione basta, e vedendo gli altri solo come strumento al nostro servizio, tutto sommato come uno Iolao che aiuta e basta in questa funzione, è chiaro che l'io può degenerare in qualcosa di patologico. Diversamente l'io, come abbiamo visto, è lo strumento, una forza che ci fa scoprire l'altro, per il momento ancora in nostra funzione, che però poi si trasformerà in un'energia sempre più profonda. Quindi non va demonizzato, è un'energia di, ancora una volta, che va incanalata, questa volta di carattere psicologico, limitandone i danni, limitando l'autoaffermazione, ma pur sempre una forza fondamentale. Ecco, questo mi sembra un insegnamento importante, perché spesso viene demonizzato l'io, viene un po' moralizzato. Ripeto, è a mio avviso un momento di auto-identificazione che permette di scoprire l'altro, successivamente, come vedremo in altri gradi, di approfondire meglio anche il rapporto con la realtà, quindi ce lo lasceremo gradatamente alle spalle, non come un nemico, ma come uno strumento utile alla crescita. Paragonando brevemente al secondo chakra, le corrispondenze sono straordinarie, perché nel secondo chakra troviamo come animale araldico il Makara, che è un animale insidioso, mitico nella mitologia indiana, metà pesce e metà coccodrillo, che rappresenta proprio le tendenze, le tentazioni dell'inconscio, identificato nel secondo chakra e nell'acqua, nella palude che rappresenta l'inconscio, che se non vengono appunto portate alla coscienza e ancora una volta padroneggiate, rischiano di portarci verso le tendenze più pericolose, come può essere appunto l'aggressività, l'invidia, l'avarizia, la lussuria, insomma tutti quegli elementi che sono tendenzialmente dentro di noi e che l'animale che esce dall'acqua porta come minaccia. Quindi il secondo passo di Eracle ci dice che la formazione dell'io, la formazione della personalità nasce da un'energia che non va demonizzata, va interpretata e ancora una volta incanalata verso uno sviluppo che vedremo nel prossimo incontro, dove l'io avrà raggiunto una certa maturazione e veramente sarà a un bivio, cioè se diventare una forza distruttiva o una forza capace di trasformarsi in un altruismo sano, in una capacità veramente di relazionarsi con gli altri. Ma questo lo vediamo la prossima volta. Grazie.